Sono persone che vengono qua, persone che arrivano e lasciano i loro rifiuti, persone che passano eventualmente qualche minuto su quest'area qua. Cioè, qui ci sono una tipologia di rifiuti che non è solo il rifiuto abbandonato a livello occasionale, ma un rifiuto anche che deriva da zone tipo una grigliata, tipo non so, un picnic, qualcosa di questo genere. Però la situazione così non può andare avanti. È una zona verde a ridosso della città di Cremona, via Riglio, da sempre spartiacque fra l'area altamente industrializzata e il Po, diventa scenario di bivacchi durante il fine settimana. La zona si popola infatti di immondizia, sacchi neri, sedie, rifiuti urbani e umani, sedie divelte e ogni sorta di campionario di spazzatura. L'associazione Nibbio Pro Natura non riesce a far fronte alle continue segnalazioni che denunciano lo scempio ambientale e chiede un intervento da parte del comune, l'installazione di telecamere o il monitoraggio della zona. Sono anni che noi segnaliamo, l'ente preposto interviene a riqualificare, a pulire, a recuperare questi rifiuti, passano 15 giorni, un mese, massimo due mesi e la situazione torna ancora sporca. Noi riceviamo ogni fine settimana decine di mail che ci invitano a prendere cuore questa zona qua, ma non possiamo farlo, non è nostra. Noi possiamo solo invitare la proprietà a o attrezzare l'area per il tempo libero, per il picnic, per tutto quello che è, altrimenti mettere un rimedio, perché non si può andare avanti così. Cioè, questo è un continuo abbandono rifiuti. In special modo mi rivolgo verso chi, quei pochi che sicuramente vengono e che fanno queste cose, di essere più, diciamo, in qualche maniera attenti a questa zona, perché se il rifiuto non arriva ma poi deve partire, e ce lo devono portare a casa. In attesa che il comune faccia la sua parte, l'associazione lancia un appello a chi frequenta via Riglio, ricordando che i luoghi pubblici appartengono a tutti e sono un bene comune da proteggere, pulire e rispettare. Una volta che si fruisce di un'area e che si gode di quest'area, nel ritorno si portano a casa i rifiuti. I rifiuti vanno portati a casa, non vanno abbandonati qua.